ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare a parlare della nuova Fujifilm XT50 che ho qui tra le mie mani, mi raccomando, pigiate like e iscrivetevi al canale per non perdervi nuovi video qui su Allo Store. Oggi siamo alla maglietta Fujifilm perché siamo qui in centro a Firenze e non è un caso che siamo qui, ragazzi, perché siamo a testare una macchina ideale per street e per viaggi. Quindi mi sono un po' immedesimato in un turista, dato che ora arriva l'estate, quindi iniziamo ad andare in vacanza, a viaggiare, a uscire con gli amici, vogliamo esplorare magari posti nuovi, e però ci serve una macchina che sia compatta ma dalle alte prestazioni, perché magari siamo già abituati ad avere un corpo macchina con delle prestazioni elevate e quindi non vogliamo rinunciare. Quindi, senza girarci troppo intorno, secondo me, ragazzi, questa qui è proprio la macchina che nasce per questo scopo qui, per questo utilizzo qui, perché questa XT50 è praticamente una XT5 in miniatura, dato che ha lo stesso identico sensore, stesso identico processore e quindi le stesse prestazioni, però in un body, ragazzi, che è veramente minuscolo, cioè vi può vedere rispetto alla mia mano, cioè è veramente minuscola, cioè anzi quasi fin troppo piccola per le mie mani per certi versi, no? Quindi veramente un qualcosa di piccolo, cioè vi fa un esempio rispetto allo smartphone, anche rispetto all'iPhone, quasi tascabile, direi, se avesse un obiettivo che entra dentro il corpo o ad esempio se ci montiamo una lente pancake come i 27 mm. Quindi questo qui ovviamente è un salto di livello rispetto a XT32, anche se la XT32 rimane comunque nella line up, pesa circa 400 grammi, quindi veramente leggerissima. Insieme alle XT50, ragazzi, è stato presentato anche questo nuovo 1650 mm di Fujifilm, una nuova lente HIT, apertura 2.8 4.8, quindi apertura variabile. Infatti, come vedete, la ghiera non c'è indicati i diaframmi come invece sulle altre lenti, perché essendo variabile il diaframma non possono scrivercelo, quindi diciamo è una ghiera che gira all'infinito e vedremo il valore del diaframma direttamente nel display della macchina. Qui di lato possiamo scegliere se comandare il diaframma dall'obiettivo o dalla macchina, e come vedete quando vo a zoomare praticamente l'obiettivo non si estende, quindi comodo per chi fa i video e magari appunto mette la macchina su un gimbal, non va a sbilanciarla, o comunque comodo perché appunto la usa per fare travel photography, non avere un qualcosa che esce fuori, sbilancia ed è comunque più ingombrante. Andiamo a perdere un po' sulla focale lunga, quindi sul 55 che diventa un 50, però invece il 18 diventa un 16, quindi 16-50, una lente un pochino più grandangolare, dato che considerando il fattore di crop della PSC comunque fa sempre comodo avere un attimino una focale più larga. È anche resistente alle intemperie, infatti c'è scritto anche qui sotto weather resistant, quindi insomma tropicalizzata, però il corpo non è tropicalizzato, quindi attenzione che la XT50 non ha tropicalizzazione. Tornando sulla macchina, ragazzi, oggi l'abbiamo utilizzata in centro a Firenze, ora sono a tirare un pochino le somme insieme a voi, subito un feedback a caldo. Quindi sensore, ragazzi, 40 megapixel fanno la differenza, perché comunque ho utilizzato anche un 50 mm e quindi l'ho utilizzato anche per scattare un attimino da più lontano, e però i 40 megapixel tornano utili perché ad esempio ho fatto questo scatto qui a questa signora da lontano e mi è tornato comodo il fatto di avere 40 megapixel per fare il crop e non andare troppo ravvicinato, quindi non potendomi avvicinare così tanto, diciamo che vado ad avvicinarmi con i crop, quindi i megapixel averli fa la differenza. Processore di ultima generazione, X Processor 5, quindi che riesce a gestire al meglio questi file, che comunque sono file pesanti, quindi la macchina viaggia una meraviglia, non c'ha lag né nulla. Il body, una roba che notiamo subito, ragazzi, è il fatto che non è più squadrata come la XT30, XT20, XT10, ma è più tondeggiante. Qui a me piace come look, c'è tre versioni, c'è nera e due tonalità di grigio, quindi un silver più chiaro e più scuro. Secondo me molto figo a livello di design, si impugna bene comunque il grip nonostante sia piccola, e veramente da mettere così a tracolla è una roba che comunque, diciamo, dà un bel feeling a livello di user experience, diciamo, quindi molto bella come sempre il design retro di Fujifilm. E a proposito di retro, ragazzi, dobbiamo assolutamente parlare della nuova ghiera dedicata alle simulazioni pellicola. Infatti non troviamo più la ghiera degli ISO qui a sinistra, ma troviamo una ghiera dedicata esclusivamente alle simulazioni pellicola. Dato che gli utenti Fujifilm sono molto legati al discorso di simulazioni pellicola, è uno dei punti di forza del brand, hanno deciso di dare ancora più visibilità a questa funzione dedicandogli una ghiera. Quindi da questa ghiera noi possiamo girare e cambiare tutte le simulazioni pellicola. Abbiamo anche 4 custom, quindi possiamo scegliere a quale associare con varie regolazioni di grana eccetera, quindi massima libertà. Mentre invece poi troviamo ghiera dei tempi e ghiera della composizione esposizione, e il diaframma lo comandiamo appunto o dall'obiettivo oppure
pure da quest'altra ghiera qui. Comunque sono tutte personalizzabili le ghiere, queste sono anche cliccabili, possiamo fare veramente di tutto e di più. A livello di display troviamo un display tiltabile in questa maniera qui, quindi sia giù che su. Altra novità importante, ragazzi, di questa macchina che la rende veramente potente rispetto alle altre della serie è il sensore stabilizzato. Quindi troviamo la stabilizzazione sul sensore, oltre a poter lavorare con ottiche stabilizzate, quindi possiamo scattare a mano libera con tempi più lenti, possiamo fare video a mano libera con la stabilizzazione. Come vedete, ragazzi, qui si è fatto un po' di test video a mano libera, facendo un po' di movimenti di camera, facendo anche una camminata insieme alla Bianca che camminava, io la seguivo. Quindi una stabilizzazione veramente ottima per fare riprese a mano libera, e la stabilizzazione dichiarata è fino a 7 stop. Continuando sulle prestazioni di questo corpo così piccolo, cos'è che troviamo qua dentro a livello di tecnologia? Eredita tutta la tecnologia di XT5, quindi troviamo riconoscimento del volto, dell'occhio, tutto migliorato, anche con intelligenza artificiale troviamo riconoscimento animali, insomma tutti i vari riconoscimenti che troviamo ormai, che stanno diventando uno standard. Quindi andando a impostargli animale, mezzo di trasporto eccetera, possiamo tracciare al meglio il soggetto. Un'altra novità è l'ISO nativo a 125, quindi se vogliamo scendere con gli ISO in giornate particolarmente soleggiate come questa qui, possiamo impostare ISO 125 senza perdere qualità. Tra le pellicole troviamo anche quella nuova che abbiamo visto sulla Fuji X106, cioè Reala Ace. Parlando del video, anche se vogliamo fare il video abbiamo delle belle prestazioni elevate, perché abbiamo i 6.2K a 30 fps, 4K a 60 e il Full HD arriviamo fino a 240 fps, quindi dei bei slow motion riusciamo a fare. L'F-Log, abbiamo sia l'F-Log che l'F-Log 2 che ci dà ancora più gamma dinamica, fino a più di 13 stop, quindi profilo flat per lavorare anche a livello professionale, color grading. I test che ho fatto sono in all-in tra 422 10 bit, quindi veramente una profondità del colore di megabit veramente elevati. E per chi fa un uso professionale di questa macchina c'è anche l'integrazione di Frame.io che ci permette di inviare immediatamente tramite wifi le foto, i video che stiamo realizzando al nostro collaboratore, ad esempio a un editor video, per montare direttamente i proxy che stiamo facendo con la macchina. Quindi prestazioni da pro in un corpo più piccolo, la riassumerei così questa macchina. Infatti, come vi dicevo, la XT30 modello 2 non viene tolta dalla lineup, perché questa qui non va a sostituirla, bensì questa qui è uno scalino sopra, quindi per chi vuole un corpo compatto Fujifilm dalle prestazioni super elevate. Ok, ora si è visto tutte le foto, i video che abbiamo realizzato, tutte le prestazioni di questa macchina, parliamo un attimino dei limiti e di ciò che non mi è piaciuto tanto di questa macchina. Parliamo subito della roba, secondo me, che è il limite maggiore, comunque la cosa che mi ha fatto più storcere il naso, e cioè la modalità video. Allora, non è per niente intuitiva, ci abbiamo un po' smattato per capire come cambiare la modalità video. Poi effettivamente, guardando meglio, dal tasto del cestino c'è scritto drive sotto, quindi andando a premere sul cestino accediamo alla modalità, diciamo, scatto singolo, continuo, e poi c'è anche il video in fondo. Però ecco, magari non è così intuitivo, personalmente avrei preferito un tasto dedicato per la modalità video, in modo tale che se premo il tasto di scatto, scatto, se premo magari un tasto, anche questo qui accanto, ora non so se è personalizzabile, se così fosse sarebbe la svolta, perché se siamo in giro a fare street, a fare foto di viaggio, è un tipo di fotografia molto fast, che quindi il fatto di entrare in un menu, scendere giù, mettere il video, ci fa perdere lo scatto, come ci fa perdere la clip. Ad esempio, volevo fare uno scatto a una persona che stava passando di strada, uno scatto rubato, ho fatto per premere e la Bianca mi fa: ma perché stai facendo un video? E io: no, guarda, non volevo fare un video verticale peraltro, in realtà volevo fare una foto. Quindi questo è un esempio pratico di ciò che può causare avere la modalità foto e video così tanto separate, con tutti questi step per switchare da una all'altra. L'altro limite, secondo me, che troviamo è il fatto della batteria. Diciamo, appunto, monta una batteria più piccola, quindi non monta la batteria dell'XT5. Comunque, se giriamo video in 6.2K, in 4K, considerate che comunque la batteria va giù abbastanza velocemente. Quindi il consiglio che vi do per farvi una giornata di scatti magari è di portarvi o una seconda batteria o un power bank. Per quanto riguarda gli altri ingressi, abbiamo Miro HDMI, USB-C e l'ingresso per il microfono. Quindi un microfono esterno, poi c'è la slitta flash, abbiamo tutto ciò che ci serve, tranne un'altra piccola pecca secondo me, e cioè che non abbiamo l'ingresso per le cuffie. Ora, chiaramente questa è una macchina dedicata street photographer, travel photographer, quindi comunque non a filmmakers, però se vogliamo fare dei video magari dove c'è anche un po' un parlato, ecco, avere l'accesso all'ingresso cuffie fa la differenza. Possiamo accedere alle cuffie dall'USB-C tramite un adattatore, però è comunque un altro step in più che magari non è comodissimo come avere subito l'ingresso dedicato. Tirando le somme, ragazzi, io mi sono veramente divertito con questa macchina, è molto bella da vedere, da impugnare, intuitiva, perché appunto è un utente Fujifilm, troviamo sempre solite ghiere, solite menu, quindi ci si sente a casa, e passate abbastanza
inosservati perché è veramente piccola. Ora, non sono passati inosservato con tutti, infatti ad esempio questa coppia di turisti sul Ponte Vecchio mi hanno beccato in pieno, gli ho fatto una clip, ma erano veramente bellissimi, infatti gli ho detto "you are very beautiful". Per il resto insomma è una macchina piccina e quindi ci fa venire voglia di portarla in giro e di scattare, che è la cosa più importante, poi avere un qualcosa di piccolo, compatto e leggero che quando siamo in vacanza e quando siamo in viaggio, siamo fuori insomma con gli amici o la famiglia, non ci faccia fatica a portarcela dietro perché è troppo pesante e ingombrante, dato che abbiamo già valigie e tante altre robe insomma. Anche a livello di esperienza di scatto, ad esempio il monitor e il mirino, insomma la risoluzione è veramente elevata, si vede veramente bene anche in giornate soleggiate, si vede benissimo il mirino, quindi in conclusione una macchina veramente top. Quindi ragazzi, questa nuova XT50 sarà disponibile presso il nostro store, vi lascio il link in descrizione per preordinarla a partire dalla metà di giugno, seconda metà di giugno. Il prezzo di lancio è di circa 1500 euro solo body e 1900 insieme alla lente, mentre invece la lente, prendendola da sola, viene circa 800 euro, quindi diciamo c'è la convenienza di prendere il kit andando a pagare meno la lente. È disponibile in tre versioni come vi dicevo, quindi nera e poi due tipi di silver. Link in descrizione, più c'è iscritti al canale se ancora non siete iscritti ragazzi, io vi saluto e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.